Che dicembre vi sia lieve, cari amici del crime, siete sulla zona oscura. Ve lo dico nel caso foste arrivati qui per la prima volta. Da queste parti, ogni settimana trattiamo casi di crime possibilmente nuovi e non già ascoltati. Vi avverto comunque che dalla fine di quest'estate, per una questione organizzativa, mi sono portato, come si dice in questi casi, avanti col lavoro. Per dire il caso di oggi, lo sto scrivendo che siamo ancora a metà ottobre. Questo ovviamente significa che nel frattempo questa storia potrebbe essere stata trattata su altri 112 canali, quindi se doveste notare che l'elemento di originalità dovesse venire un po' meno, sappiate che è per questo motivo, perché comunque continuo sempre a controllare che i casi che scrivo non siano già presenti su YouTube Italia, a volte con successo, altre meno. Per la storia di oggi facciamo un salto in California, in una piccola città di nome Fremont. Relativamente piccola, visto che ci vivono 230.000 persone, è fondamentalmente tranquilla, tanto che se non fosse per il caso di oggi potrei soltanto dirvi che c'è una grande fabbrica Tesla da queste parti ed alcune suggestive costruzioni storiche. Ma nel marzo del 2012 a Fremont avvenne qualcosa che mutò la reputazione dell'incolpevole città. Qui viveva infatti la famiglia LeMar, composta da Steve, ingegnere informatico, Marlene, sua moglie, e due figlie. La più piccola delle due si chiamava Sierra ed era nata il 19 ottobre del 1996, mentre la più grande, Danielle, aveva 4 anni più di lei. Le due ragazze crebbero in un ambiente familiare del tutto sereno, simile a molti altri, turbato però da un avvenimento. Qualcosa di inaspettato e che in pratica contribuì a minare i rapporti familiari, soprattutto tra Steve e Marlene. Alcune amiche di Danielle, quando ancora la ragazza era un adolescente, dormirono a casa dei LeMar ed in quella circostanza il padre Steve si comportò in modo inappropriato con una di esse. Non so di preciso cosa fece, fatto sta che venne accusato di atti libidinosi con una minore e per questo condannato a un anno di carcere. Come detto, la cosa sgretolò la famiglia LeMar, anche se le due figlie, Sierra e Danielle, mantennero sempre un ottimo rapporto col padre, che con loro era sempre stato un buon genitore. Diversa la questione con la moglie, ed in effetti i due si separarono. Marlene trovò un altro compagno e andò a vivere con lui. Sia Danielle che Sierra frequentavano la Washington High School, dove avevano molti amici ed una carriera scolastica regolare. Sierra viene descritta dai suoi amici come una ragazza allegra, energetica e molto popolare. Faceva la cheerleader e, in aggiunta a questo, praticava anche danza a livello competitivo. Dopo la separazione dal marito, Marlene, come detto, si mise insieme ad un altro uomo. Il nuovo compagno si chiamava Rick e lavorava in una ditta di costruzioni e i due, nel 2011, decisero di trasferirsi a Morgan Hill, che dista circa 60 km da Fremont. Anche Sierra si trasferì con loro, cosa che ovviamente non la fece impazzire di gioia, visto che avrebbe dovuto allontanarsi dai suoi amici e dai suoi hobbies. Cambiare scuola non è mai facile, neppure per lei lo fu. Ma col tempo le cose andarono a posto e Sierra si adattò alla nuova scuola e alla sua nuova vita. Riuscì anche a renderla molto simile alla precedente, visto che si aggregò alla squadra delle cheerleaders e proseguì a praticare danza. Possiamo dire che nel marzo del 2012 Sierra si era ormai abituata a tutti i cambiamenti che si erano susseguiti nella sua vita. L'11 di quello stesso mese chiamò suo padre e sua sorella che vivevano ancora a Fremont, illustrando loro tutto ciò che le stava accadendo, dai nuovi amici ai compiti che aveva da fare. Sembrava felice e rilassata. Purtroppo, né Steve né Danielle sapevano che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbero sentita. Arriviamo così al 12 marzo 2012. Sembrava una giornata normalissima a casa di Sierra. Rick si alzò come al solito molto presto, attorno alle 6, per recarsi al lavoro. Poco dopo, anche Marlene uscì. Non prima di essere passata dalla stanza di sua figlia, che ancora dormiva, ma per poco, visto che anche Sierra avrebbe dovuto alzarsi a breve per andare a scuola. Alle 6:29 la ragazza mandò un messaggio ad una sua amica e poi uscì di casa per recarsi alla fermata dell'autobus. Rick, Marlene e Sierra vivevano in un'area chiamata Pacquito Hispana Court, che era un po' fuori mano, quindi per potersi recare alla fermata doveva percorrere ogni mattina una strada contornata solo da campi agricoli. Alle 7:11, mentre percorreva quella strada, Sierra inviò un messaggio ad una sua amica chiedendole se potessero incontrarsi prima di entrare a scuola. Ma appena 4 minuti dopo, alle 7:15, quando l'autobus arrivò alla fermata come ogni mattina, di Sierra LeMar non vi era alcuna traccia. A scuola i suoi amici non si preoccuparono eccessivamente, era normale che qualcuno fosse assente per varie ragioni. Ma quando la madre, dopo averla chiamata al telefono, ottenne come risposta un messaggio della segreteria telefonica e tornando a casa dal lavoro vide che Sierra non era rientrata, ebbe subito la sensazione che fosse accaduto qualcosa di brutto. Chiamò l'ex marito Steve a Fremont per sapere da lui se avesse avuto notizie della figlia e poi fece la stessa cosa con l'altra figlia Danielle e alcuni amici. Nessuno aveva parlato con Sierra quel giorno e quando dalla scuola le inviarono un'email comunicandole l'assenza della figlia quel venerdì, Marlene venne presa dal panico.
La polizia venne subito allertata e prese il caso sul serio, nonostante non fosse passato molto tempo dalla sua scomparsa. Sentirono i suoi amici e le persone che le erano più vicine, considerando anche la possibilità che fosse tornata a Fremont, visto che qualche tempo prima, non si sa se in modo serio o semplicemente come sfogo, aveva detto di volersene tornare là. Ma molti elementi portavano a pensare che alla ragazza fosse davvero successo qualcosa. Il telefono spento, attività sui social media completamente cessata nelle ultime ore. Purtroppo l'area dove cercare, quella che sicuramente Sierra aveva percorso quella mattina, era molto vasta e, come detto, circondata da campi agricoli. Ma una specie di colpo di fortuna permise di ottenere delle informazioni cruciali dopo 2 giorni dalla sua scomparsa, domenica 14 marzo. Infatti il suo telefono aveva dato un segnale la notte precedente. Sembrava essere stato acceso e spento dopo pochi secondi. In realtà nessuno effettuò queste operazioni. Fu una specie di cortocircuito causato dalla pioggia. Ma a prescindere da come ciò avvenne, il segnale permise di ritrovare il Samsung Galaxy della ragazza in un campo a poche centinaia di metri dall'abitazione di Sierra. A giudicare dai danni su di esso, venne stabilito con ragionevole certezza che fosse finito lì in quanto lanciato dall'adiacente strada, probabilmente da un veicolo in movimento. Nessuna impronta digitale su di esso e nessun'altra traccia. Le circostanze però, va da sé, resero la vicenda ancora più preoccupante. Si trattava però soltanto dell'inizio. Purtroppo, un paio di giorni dopo il ritrovamento del telefono, in un fienile situato a un paio di miglia di distanza dalla casa di Sierra, venne ritrovato anche il suo zaino con all'interno il suo inalatore, alcuni soldi, libri e compiti per casa. Risultò abbastanza ovvio che Sierra, quella mattina, volesse andare a scuola e non avesse altri programmi. Ma la cosa peggiore fu un sacchetto di plastica, o meglio, il suo contenuto. C'erano indumenti femminili, appartenenti a Sierra, probabilmente quelli che indossava il 12 marzo. Pantaloni, calzini, scarpe e intimo. Le analisi del DNA che vennero effettuate su di essi portarono a dei risultati. Nello specifico, sui pantaloni vennero rinvenute tracce di un DNA sconosciuto appartenente a un uomo, il che lasciava ben pochi dubbi sul fatto che la ragazza avesse subito un'aggressione. Le ricerche proseguirono per giorni. Oltre 7.000 ore di attività da parte del Dipartimento di Polizia, al quale si aggiunsero 800 volontari. Vennero setacciati campi, case abbandonate e laghi, ma nessuna traccia di Sierra venne trovata. I genitori lanciarono appelli e volantini della ragazza furono affissi ovunque per poter ottenere informazioni utili, con una ricompensa di $10.000 per chiunque fornisse elementi concreti che portassero al ritrovamento di Sierra. Passarono 12 giorni senza alcuna novità. A quel punto arrivarono i risultati del DNA che, come detto, identificarono tracce di un uomo, verosimilmente dell'area di Morgan Hill. Erano 57 le persone iscritte nel registro dei predatori sessuali che risiedevano in quell'area. Anche il padre di Sierra, Steve, visto il suo precedente, venne subito inserito nella lista dei sospetti, ma anche lui eliminato ben presto. Dei 57 test, uno diede risultati compatibili. Così le attenzioni si spostarono sul 21enne Angeline Garcia Torres. L'uomo viveva a 7 miglia dall'abitazione di Sierra con sua madre, sua moglie incinta e un'altra figlia. La storia di Garcia non prometteva nulla di buono. Il padre aveva usato violenza su di lui e sua madre, sin da giovanissima età, e lui stesso aveva avuto ben presto a che fare con la giustizia. Era stato arrestato per presunti abusi su una parente minorenne nel 2009 per aver avuto rapporti sessuali, sempre con una minore. E sebbene queste accuse erano poi decadute, il suo DNA era stato prelevato e archiviato. Una volta trovato il riscontro, Garcia Torres venne messo sotto sorveglianza per 24 ore su 24. Gli agenti si impegnarono a tracciare i suoi movimenti e le sue comunicazioni, anche perché nessuno sapeva ancora quale fosse stata la sorte di Sierra, seppur lo temevano. L'unica persona che in quel momento ne poteva sapere qualcosa di più era proprio Angeline Garcia Torres, quindi venne lasciato a piede libero per un po'. Nel frattempo si analizzarono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza situate nell'area dove l'uomo risiedeva. Conoscere i suoi spostamenti, soprattutto quelli del 12 marzo, era di cruciale importanza. Dalle telecamere del parcheggio di fronte a casa sua risultò che la Volkswagen rossa di Garcia aveva lasciato l'area di sosta alle 7 del 12 marzo, il giorno della scomparsa di Sierra. Le 7 miglia di distanza dall'abitazione della ragazza rendevano la cronologia degli eventi perfettamente compatibile con quella ipotizzata. Tra l'altro, quel giorno non si era recato al lavoro in quanto aveva la giornata libera. Anche fatti più o meno recenti avvenuti in quell'area portarono a ipotesi che poi si sarebbero rivelate realistiche. Infatti, ben 3 tentativi di aggressione si erano verificati nei 3 anni precedenti, nessuno dei quali aveva portato però all'identificazione di un colpevole.
L'unica prova fu un'impronta digitale riscontrata sul taser di una delle possibili vittime, in una delle tre aggressioni. Venne così utilizzata per un confronto diretto con le impronte di Garcia Torres, sperando che potesse esservi un risultato attendibile. E così fu. Era lui l'aggressore, almeno in quel caso. Direi che a questo punto gli elementi erano più che sufficienti per interrogarlo e mettere sotto sequestro la sua auto. Lui ovviamente disse che non ne sapeva nulla di quella storia e che la mattina del 12 marzo era andato a pescare. Nessuno gli credette, ovviamente. Il 21 maggio del 2012 venne ufficialmente arrestato. Non c'era ancora un cadavere, ma a tutti gli elementi sopracitati se ne aggiunse un ulteriore. Le analisi effettuate sull'auto di Garcia, infatti, evidenziarono come al suo interno vi fossero tracce di DNA appartenenti a Sierra Lemar e su una corda ritrovata nel bagagliaio, alcuni suoi capelli. Quindi Sierra era stata nella sua auto, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma lei, o il suo cadavere, non erano ancora stati ritrovati. E la prudenza usata nel raccogliere in modo capillare tutti questi elementi era stata necessaria al fine di poter comunque processare Garcia Torres per omicidio di primo grado. Dopo varie lungaggini burocratiche, il processo a suo carico iniziò nel gennaio del 2017, a quasi 5 anni dalla scomparsa di Sierra. Durò 3 settimane, nelle quali si susseguirono diverse testimonianze. L'accusa aveva moltissimi elementi a suo favore, come abbiamo visto. La difesa cercò invece di giocare la carta del suo difficile passato, sostenendo che questo avesse alterato la sua percezione su cosa fosse giusto e cosa sbagliato, e che per tale motivo non poteva essere giudicato colpevole. Inoltre paventavano un'esposizione a sostanze tossiche avvenute in un precedente lavoro che avrebbe potuto in qualche modo alterare il suo cervello ed i relativi processi decisionali. Tutte queste menate non servirono ad evitargli il carcere a vita senza possibilità di libertà condizionata, al quale venne condannato il 9 maggio del 2017. Probabilmente un ruolo fondamentale nella mancanza della pena capitale deriva dal fatto che il corpo di Sierra non è mai stato ritrovato. Né Garcia Torres ha mai detto nulla in proposito, continuando a proclamare la sua innocenza nonostante in aula tutti i membri della famiglia Lemar abbiano chiesto più volte che l'uomo rivelasse dove si trovava la ragazza, viva o morta che fosse. Le ricerche non si sono mai interrotte e rientrano nella classifica di quelle più lunghe mai condotte negli Stati Uniti. Ma a 10 anni di distanza, nessuno sa cosa sia davvero accaduto a Sierra Lemar, come sia morta e dove il suo cadavere sia stato sepolto. E per il caso di oggi è tutto, cari ascoltatori. Chissà se un giorno i familiari di Sierra riusciranno ad avere quantomeno dei resti sui quali piangere. Purtroppo, a distanza di così tanto tempo, temo che non succederà. Io, come al solito, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento ai prossimi video. Nel frattempo, fissate da lontano i confini della zona e non oltrepassateli. Alla prossima!